Allora, avete presente quelle donne che ogni tanto dicono: basta da oggi, nuovo look, nuova vita, nuova me. Quest'oggi voglio fare un esperimento. Allora, in questi giorni, siccome non sto avendo molto tempo per vivere a causa di un sacco di progetti che non posso dire, intanto si è scaricata la batteria. Allora, dove eravamo rimasti? In questi giorni sto trascurando il mio carisma, il mio charme, il mio aspetto fisico, e questo non è mai un bene. Allora mi sono detto: voglio fare un esperimento. Voglio arrivare al limite dell'accettabile. Questo vi assicuro che è il limite, perché peggio di così, guardate i capelli, barba, sopracciglia, non posso arrivare. Poi in un giorno, tac, fare un video in cui si vede la differenza. Quindi adesso ci andremo a fare belli, cioè, oddio, più che belli, ci andremo a fare meno brutti, che forse questo è il termine più corretto. Allora, l'unica cosa che non sto trascurando è la pulizia, perché io purtroppo mi lavo, o per fortuna, non so, posso fare schifo ma non riesco a puzzare, quindi mi lavo. Oh, per fortuna ho la mamma parrucchiera, eh. Allora, questo è il prima e adesso andiamo subito a vedere il dopo. Mi lavo i capelli. Wow, è fredda. È gelata. Primo step terminato. Per ora tutto ok. Ah, mia madre comunque è parrucchiera, non è che mi metto nelle mani di una che non è capace. Ah, ma lì mi sa che c'è un brufolo, ma mi fa male. Disastro, raga, si è scaricata la macchinetta e quindi mi sa che dovrò rimanere così. Sono talmente sfigato che non posso neanche tagliarmi i capelli con tranquillità. Sono rimasto con dei capelli in testa qua. Ora devo aspettare un'ora che si carichi la macchinetta. Sopracciglia. Ok, sopracciglia finite, ho sofferto come un cane, però ce l'ho fatta. Ah, che dolore. E niente, adesso tocca alla barba e ai capelli. Andiamo. Farò dei figli. Video. Ho visto. Comunque, ragazzi, per chi non lo sapesse, sto mettendo i soldi da parte, perché io tra più o meno 4-5 anni mi farò il trapianto di capelli. Io me li Ma mio fratello ha 4 peli e mette il gel. Rasati, no? Invece a me che mancano, semiraso, che l'ho già fatto, si vede proprio qua pelato e qua Sì, spessi. devi farlo sempre, certo. Ma è orribile. Pronto? Allora, raga, tragedia, è finita la schiuma da barba, quindi sto usando il sapone. Quell'1,40 fidati che è difficile. Perché se ne sbagli due o tre sei finito. Tutta la faccia rossa mi è diventata, che ho messo il sapone, guarda. Madonna, cos'hai? Ho messo il sapone. Ma e qua cos'hai qua? No, allora mi sono tagliato. Ma sei allergico allora? No, mi sono tagliato con la lametta. No, qua in faccia. Col sapone, guarda. Guarda che sei allergico, non te lo mettere più. I miei? Ma mi sa che sono allergico col sapone, guarda qua. L'ho messo qua, al posto della schiuma da barba. Allora, io i baffi li faccio sempre un misurino più corto del resto, perché mi danno fastidio. Sono allergico a questo sapone, evidentemente. Quindi, raga, ci vediamo al prossimo step. Finito, ragazzi. Mi metto qui davanti al mio gioiellino per farvi notare la bellezza che appunto sta in questo gioiellino e non nel soggetto. Diciamo che comunque sono meno peggio di prima. Questo è il prima e questo è il dopo. Ok. Faccio scagare lo stesso. Comunque adesso stiamo andando con il nostro amico Rape e la nostra amica Nicole a fare compere. Paga! Secondo voi, in tutto questo, Alice che cosa sta facendo? Ma devi assaggiare il Mangia, mio. lei mangia, lei mangia dalla mattina alla sera. Allora, vieni qua, dillo meglio, di iscrivetevi al canale. Ecco, perché se no vi faccio vedere io. Se no vi faccio vedere io. Io, brava. Dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. No, no, veramente no, siamo già a 300.000, quindi. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa del che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata è la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da Rai. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.